Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi andrò a parlare per quanto riguarda il nuovo aggiornamento di Symbol Guys, perché ci sono alcune cose da capire, ovvero quando uscirà l'aggiornamento per chi come gioca da PC e che cosa stanno combinando, o meglio, che cosa sta combinando questo aggiornamento che sta, tra virgolette, diciamo, dividendo un po' la giocabilità. Allora, innanzitutto vi chiedo di lasciare un bel pollicione in su, quindi un bel like, iscrizione al canale e campanellina attiva. Detto ciò, andiamo subito a mostrarvi che cosa sta accadendo attualmente su Symbol Guys. Come molti di voi sapranno, io gioco prettamente da PC. Per PC, quindi vuol dire tramite Steam. Come potete vedere, se io vado su gruppo per giocare con voi, esce versione del gioco 0.39 qua in alto a destra. Mentre se voi loggate da mobile, vi esce versione del gioco 0.40. Qual è la cosa che dà problematiche? Ovvero, se io volessi creare una partita, come facciamo spesso nelle live, volessi creare una privata con voi, non posso giocare con chi è la 0.40. Posso giocare solo con chi ha la 0.39. Ma la vera domanda è, quando uscirà questo aggiornamento? Allora, innanzitutto ho visto una cosa molto interessante, ovvero che abbiamo tre spin da fare. Allora, l'aggiornamento, raga, adesso vi mostrerò le varie immagini. Allora, hanno fatto questo aggiornamento per semplicemente togliere un po' l'hacking e quant'altro. E quando mai troviamo qualcosa di interessante, troviamo le nostre solite 10 gemme. Ma noi non demordiamo perché abbiamo ancora due giri per trovare, come lo chiamiamo noi, il gettone leggendario, perché le volte che facciamo la girata becchiamo sempre sto gettone. Un pagliaccio? No, tre gettoni. Tra l'altro, qualcuno di voi è mai riuscito a trovare i 75 gettoni viola o i 150 gemme? Se sì, scrivetemelo qui sotto nei commenti. Vediamo un po'. 15 gemme? No, un altro calciatore. Facciamo la raccolta. Doppione. Che meraviglia. Andiamo a 27. E non possiamo nemmeno pigliarci questo. Detto ciò, potrei aprire in realtà una rara? Ma sì, apriamoci una rara, raga. Giusto così, per il video. Comunque sia, sto dicendo, hanno fatto questo aggiornamento perché, come notate, molti di voi l'avranno già visto. La leggendaria, raga, non ci credo. Ah, no, il doppione. Che però ci fa prendere una epica, attenzione, tutto calcolato. Raga, sta diventando un giro di spin, perché? Detto ciò, ho fatto una cavolata perché non dovevo fare questa cosa qua. Perché io essendo nella 0.39... per un attimo un altro doppione. Essendo nella 0.39 non posso trovare le nuove skin. Le nuove skin sono la Banana Guy, il gattino e il supereroe. Comunque sia, andiamo subito a vedere che cosa hanno scritto i moderatori di Symbol Guys. Allora, switch subito la schermata e vi faccio vedere tutto. Ok, questo è quello che hanno scritto Stumble Droid. Tra l'altro Stumblerini, se così vogliamo chiamarlo, Stumberini o Stumbleverse, non si può leggere. Comunque sia, io l'ho già anche tradotto. Ho fatto la traduzione automatica per non mettermi a tradurre io. E devo dire che è molto interessante l'inizio. Stumblerini del verso dell'inciampo. Quindi comincio a pensare che Stumble voglia dire inciampare. Comunque sia, leggete cosa dicono. Come sapete, nelle ultime settimane c'è stata una spiacevole ondata di hack, e me ne sono accorto direi, che ha rovinato i tornei e le esperienze di gioco per molti di voi. Abbiamo detto che come avremmo subito dare la prima... Ok, comunque, traduciamo la versione tradotta. Avevamo detto che avremmo dato priorità alla situazione. E così abbiamo fatto. Infatti, non facendomi direttamente giocare più. Mettendomi a 0.39, non potendo giocare con gli altri. Abbiamo rilasciato una soluzione robusta per il problema di hacking. Speriamo di risolvere il problema una volta per tutte. Apprezziamo la vostra pazienza. Ci scusiamo sinceramente per l'inconveniente. Non ti preoccupare. Si prega di segnalare a noi se si assiste ancora ad alcuni problemi dopo il rilascio della correzione. Continuate ad andare avanti, Stumblers, un aggiornamento. Abbiamo avuto rapporti che gli hack possono almeno forzare la scelta delle mappe dei tornei. Cioè, questa parte qua che vi sto leggendo adesso l'hanno aggiunta dopo a questo post. Quindi abbiamo avuto rapporti che gli hack possono almeno forzare la scelta delle mappe nei tornei. Ovvero, quando voi startate la mappa, se il cheater, l'hacker in situazione dice che tu devi giocare quella mappa lì, lui può farti giocare quella mappa lì. Ma la cosa interessante è questa frase qua. Pertanto, il problema persiste anche dopo la correzione che rilasciamo, ovvero abbiamo tolto tutti i bug, abbiamo fissato tutto, ma l'hacker può lo stesso scegliere la mappa. Quindi in pratica non hanno risolto completamente tutto. Le nostre scuse, siamo già tornati al lavoro per patchare questo il più presto possibile. Quindi in poche parole loro dicono, nel primo step dicono abbiamo fatto un aggiornamento robusto per risolvere l'hacking. Nel secondo step dicono comunque noi abbiamo fatto questo aggiornamento, possono creare lo stesso. Quindi qual è il nesso? Non sto capendo.
Detto ciò, una cosa notizia interessante, che probabilmente è quello che starete aspettando tutti voi in questo momento, è questa cosa qua, ovvero quando hanno annunciato l'aggiornamento per chi come me gioca da PC. Everyone, ovvero tutti, Steam Update will be on Monday, e l'hanno scritto il 2 settembre, quindi vuol dire che questo lunedì, in teoria, dovrebbe esserci finalmente l'aggiornamento per chi come me gioca da Steam. Ma adesso vi voglio mostrare solo una cosa al volo, ovvero le skin che hanno aggiunto su Stumble con questo aggiornamento. Quindi riswitchiamo e ritorniamo in game, però con un'altra versione, ovvero quella da mobile, dove abbiamo effettivamente la 040. Ok, loggando da mobile, come potete notare, se io vado sulla creazione del gruppo, in alto a destra vi esce versione del gioco 040 e non più 039. Quindi questo è quello che vi dicevo prima, ovvero che ci sono due versioni diverse che non possono unirsi uno con l'altro. Quindi attualmente questo non ci fosse, diciamo, il cross platform tra PC e mobile. Detto ciò, vi volevo mostrare al volo, come avevo accennato, le skin che hanno aggiunto, che secondo me sono molto carine, ma fatemi qui sotto nei commenti la vostra classifica, secondo voi, delle più belle, tra le tre. Perché la prima è il gatto, che è diventata una skin epica, o meglio, che è una skin epica, e si chiama Meo o Miao, non so se si riferisca al Meo dei Pokémon, o proprio vogliono il Miao così. Poi c'è il Super Guy, che è questa skin qua, carina, ok, ci sta. E poi c'è questa raga che... secondo me ci sta tantissimo, Banana Guy, con tanto di etichettina di Stumble Guys sopra. Detto ciò, io spero che questo video vi sia stato utile. Vedremo se domani effettivamente arriverà il patch update, ovvero l'aggiornamento 040 per chi come me gioca su Steam, quindi da PC. Grazie mille per la visione e alla prossima. Ciao a tutti ragazzi.